parecchio complicata dove sono successe un sacco di cose. Cominciamo dall'inizio, cosa è successo alla deriva? Alla deriva è successo già qualcosa prima di partire, se vogliamo iniziare proprio dall'inizio. A 20 minuti prima della partenza abbiamo fatto un tanto allenamento prima della regata e in una delle strambate, mentre la deriva andava su, si è delaminato il punto di ancoraggio dove viene ancorata la cima che tiene sulla deriva. Praticamente abbiamo fermato la barca, fatto una riparazione posticcia sul momento. Le derive erano quelle nuove, quell'arma segreta? Quelle nuove, quelle con cui abbiamo navigato tutte le semifinali e non abbiamo avuto mai problemi. Oggi è arrivato un carico leggermente più alto evidentemente e ovviamente modificheremo anche l'altra. Stanotte lavoreranno i ragazzi per metterla a posto, non ci dovrebbero essere problemi per domani. Sta di fatto che la riparazione che abbiamo fatto prima della regata sapevamo che era un po' a rischio e si è rotta praticamente durante il laschetto. Quindi in partenza voi tenevate conto del fatto che non potevate rischiare e spingere al massimo, corretto? Sì e no, diciamo che siamo partiti un po' indietro rispetto a Team New Zealand semplicemente per un sbagliato giudizio di time on distance sulla linea. Credo che loro siano partiti abbastanza vicini alla linea, noi un po' più in tranquillità. Quello è stato semplicemente un errore, devo essere sincero. Però la cosa positiva è che nell'asco abbiamo camminato bene, normalmente Team New Zealand ci salutava e andava via. In questo lasco abbiamo accelerato bene, camminato bene, eravamo veramente vicini. Soltanto che già a metà laschetto la deriva cominciava a scendere giù e toccava l'acqua con queste barche, quando non si ha totale controllo delle derive, è regata finita praticamente. Quindi la decisione è stata quella di continuare, tra virgolette, sperando? Sì, la decisione è stata quella giustamente e sono contento di averlo fatto, perché molti hanno detto ritiriamoci, ma in realtà non avremmo potuto eventualmente sfruttare il limite di vento, ed eravamo molto vicini al limite di vento perché avete visto cosa è successo a Team New Zealand e anche prima della regata due o tre volte c'è stato un postponement dovuto al limite di vento, per cui è stato giusto aspettare, sperare in un colpo di fortuna che non è arrivato, ma per carità, un punto meritatissimo a Team New Zealand. Non so se hai avuto già il modo di vedere in televisione, so che eri girato nel momento in cui è successo. New Zealand ha oltre 40 nodi, infila la prua sotto fino all'albero rischiando il totale disastro. Dicono una manovra che abbiamo fatto migliaia di volte, non è mai successo, eppure l'angolo con cui la prua è entrata in acqua era bassissimo. Che cosa può essere successo secondo te? Mi fa un po' pensare, intanto sono sicuro che l'hanno già fatto tante volte e con forse anche più vento. Credo che lì ci saranno stati 20-21 nodi in quel momento e sono sicuro che hanno fatto delle poggiate con più vento. Lì è un problema di coordinazione tra il rake della deriva, cioè l'angolo della deriva che dà lift alla barca che tira sulle prue, il momento in cui si poggia e quanto a wing viene mollata, per cui se non c'è una coordinazione perfetta tra queste tre cose le prue vanno giù. Sembra semplice ma non lo è. Probabilmente è successo che una cosa è andata a mezzo secondo dalla parte sbagliata e sono andati giù. È un'esperienza che però insomma non augura a nessuno, perché l'ho vista da lontano e faceva paura, immagino essere lì. Paradossalmente possiamo dire che eravate più preoccupati ieri sera di quanto non lo siete adesso, nonostante lo 0-1. Ma la cosa che ci ha fatto particolarmente piacere è durante il lasco, che insomma tenere botta, insomma la barca andavamo veloci quanto loro, più o meno. Loro erano in una posizione di vantaggio, ci hanno rollato, ci hanno dato rifiuti, per cui arrivare vicini a loro al laschetto è stato già un bel successo. Però per il resto non abbiamo gareggiato, insomma mi piacerebbe fare una regata vicina più o meno come quella che abbiamo visto fare ora col prima della regata. Hanno fatto veramente una bella battaglia, cosa che ancora non si è vista, credo, in questo. Ma che faccia avevano i neozelandesi alla base? Se passate, hai fatto in tempo a guardarli in faccia? Sì, li ho salutati, abbiamo chiesto informazioni sui due ragazzi che erano finiti in mare. Avevano una faccia molto preoccupata, io credo che erano anche loro contenti di non aver fatto la seconda regata oggi, perché noi lo eravamo ovviamente per il problema che avevamo alla deriva, ma anche loro non avevano la faccia rilassata.